È di 7 vittime, 14 dispersi, tra cui 4 vicentini, il bilancio della tragedia di domenica in Marmolada, dove il crollo di un seracco ha travolto le cordate di alpinisti che stavano salendo in vetta. Tra le salme riconosciute anche quella di Davide Miotti, residente a Cittadella, che si trovava in alta quota con la moglie Erika Campagnaro, attualmente tra i dispersi. La coppia viveva in via Canave a Cittadella, dove i due figli e i familiari stanno attendendo notizie con la speranza che almeno Campagnaro possa essere ritrovata sana e salva. I due dal 1998 gestivano un negozio a Belvedere di Tette sul Brenta. Miotti era molto noto anche tra gli alpinisti della marca, iscritto al CAI di Castelfranco Veneto. Ci troviamo davanti al negozio Su e Giù Sport, il negozio che gestivano Davide Miotti, guida alpina 51enne, e la moglie Erika Campagnaro di 45, entrambi residenti a Cittadella. Negozio molto frequentato proprio per la tipologia del materiale, della merce venduta, sia dal bassanese che dall'alta padovana. Un grande amore per la montagna che Davide Miotti e la compagna Erika Campagnaro appunto portavano anche quotidianamente all'interno del loro negozio. Oggi lunedì il negozio è chiuso per il turno infrasettimanale. C'è una curiosità, perché proprio tutti i lunedì, vedete, veniva organizzato il lunedì con la guida. Era proprio Davide Miotti, esperta guida alpina, che portava le persone che aderivano a questa iniziativa a fare delle escursioni in montagna. Lei conosceva bene i due titolari? Lo conoscevo benissimo, una persona squisita, onesta, di tutto e di più, una passione enorme per la montagna e basta. Conoscevo molto bene, ed era un mio cliente, e mi venivo a prendere la roba qua perché vo via in bicicletta e tutto qua, insomma. So che consumava tante arance perché lui diceva di andare a scalare, quindi ha bisogno di vitamine e tutta sta roba qua. Va bene, mi dispiace. Penso che la più grande cosa, la più grande doti che aveva Davide è la passione per quello che faceva. Perché ci trovavamo anche qualche volta qui alle 5 del mattino, lui che partiva, io aprivo il bar, dunque, a quell'ora lì. E dopo il legame che aveva con i suoi clienti, con la sua gente, è una cosa che mi ha scosso molto, ti dirò. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Draghi si è recato a Canazei per vedere di persona cos'è successo. Oggi l'Italia piange queste vittime, ha dichiarato il premier. Quanto accaduto, ha continuato, ci deve spingere a lavorare perché non accada più. Abbiamo cominciato a prenderci cura del territorio. Durante la pandemia questa nostra attività si è ampliata e ha trovato parecchie iniziative da poter fare e rendersi utile. L'ultima che siamo intervenuti è stata appunto con gli alberi che vedete qua alle nostre spalle. Ecco, perché alberi che hanno creato anche grandi polemiche in città, ne sono stati piantati 10.000 nel periodo preelettorale, e però avevano bisogno di cure e voi subito siete intervenuti. Guarda Chiara, le polemiche quelle non mancano mai, però se noi continuiamo a ascoltare le polemiche non andiamo da nessuna parte. Noi ci siamo rimboccate le maniche, abbiamo coinvolto i cittadini e abbiamo cominciato a fare qualcosa. Per carità, qualche segnalazione al comune l'abbiamo fatta, però vedendo un po' questi alberi sofferenti abbiamo cominciato a dire: ma qua se nessuno innaffia, questi qua li perdiamo tutti. È vero che l'appalto prevedeva che per 3 anni facevano la manutenzione, andavano cambiati, però ci sembrava stupido portare avanti un discorso del genere. Perciò abbiamo cominciato a coinvolgere la popolazione. Come? Dando l'esempio, solamente facendo vedere che con un secchio si poteva dar da bere questi alberi e cambiare la situazione. E abbiamo cominciato con un paio di volontari e ha cominciato a seguirci un cittadino. Abbiamo proseguito con 2 volontari, 2 cittadini, e pian pianino i volontari si sono tolti e adesso ci sono cittadini che si danno da fare. E Montà, che è stato il secondo quartiere come numero di alberi, e si è trovato con una moria di piante che è quasi azzerata. Su 100 piante che sono state messe qua a Montà ce ne saranno 2, 3, 4 che le stiamo perdendo. Se qualcuno vuole rendersi utile, oppure se ha qualcosa da segnalare perché ci si prenda carico di questa parte della città in qualche modo, che cosa può fare Claudio? Una cosa molto semplice: io ho creato una pagina Facebook che si chiama Le cose belle di Montà. Se vedete che c'è un'iniziativa che vi piace, scrivete sotto nei commenti, le nostre porte sono sempre aperte.
passano le ore, più le speranze di ritrovare qualcuno in vita si affievoliscono. Il Veneto paga il prezzo più alto di questa tragedia. 7 vittime accertate per il momento, ancora 13 dispersi nel disastro della Marmolada. Delle 7 vittime, 3 sono state riconosciute. Si tratta di 3 escursionisti vicentini, Di Malo, Tiene e Valdagno. Per Davide Miotti, guida alpina cittadellese, e per la moglie Erika Campagnaro, ancora non ci sono conferme ufficiali di riconoscimento. La famiglia continua a sperare, ma le probabilità di trovarli vivi sono davvero esigue. Domenica Davide, che gestisce un negozio di sport dedicato alla montagna, aveva chiesto alla moglie di accompagnarlo in quell'escursione sulla Marmolada. Doveva portare una coppia e aveva chiesto ad Erika, esperta ed appassionata come lui, di andare insieme. Ad aprile aveva anche tenuto un corso di aggiornamento su come affrontare la Marmolada e in un post profetico su Facebook della scorsa settimana Davide parlava di condizioni agostane dei sentieri. La famiglia è chiusa nel dolore. I figli della coppia, 24 e 16 anni, sono circondati dagli zii e dalla nonna, la comunità di Cittadella dove erano nate Davide ed Erika e quella di Tezze dove vivevano e dove c'è il loro negozio di sport. Sono sotto shock. Conoscevo molto bene ed era un mio cliente e mi venivo a prendere la roba qua perché vo via in bicicletta e tutto qua, insomma. So che consumava tante arance perché lui diceva di andare a scalare, quindi ha bisogno di vitamine e tutta sta roba qua. Va bene, mi dispiace. Penso che la più grande cosa, le più grandi doti che aveva Davide è la passione per quello che faceva. Perché ci trovavamo che qualche volta qui alle 5 del mattino, lui che partiva, io aprivo il bar, dunque, a quell'ora lì. E dopo il legame che aveva con i suoi clienti, con, i suoi, con la sua gente, è una cosa che mi ha scosso molto, ti dirò. Questa mattina sono riprese sulla Marmolada le ricerche dei dispersi nella frana con lo stesso sistema utilizzato nella giornata di ieri. Da 13 il numero dei dispersi è sceso a 5. Per il riconoscimento dei corpi sono a lavoro i carabinieri del RIS. Si stanno confrontando i resti con il DNA dei parenti che sono alla ricerca dei loro cari. 7 le vittime, 4 riconosciute, 2 in fase di riconoscimento, 1 che rimane sconosciuta. L'ultimo identificato, una persona residente in Trentino. Una violenza difficile da contenere, le sedie lanciate prima contro la porta, poi contro il barista che viene anche insultato. Notte di follia, Vigonza, al bar Movenbic, uno dei locali della Movida. Protagonisti, un gruppetto di minorenni arrivati nel locale intorno alle 23. 3 ragazzi, 2 ragazze vogliono ordinare degli alcolici, ma i baristi gentilmente dicono no, non è possibile per legge servire alcolici ai minorenni. A quel punto si scatena l'ira del gruppetto che forse era già alterato dall'alcol. Nel video girato da un avventore si sentono le urla dello staff del bar. Ci siamo rinchiusi dentro per difenderci, ma non per attaccare, e loro si sono sentiti padroni di fare quello che avete visto, che ormai girano dei video che non si possono commentare, che non voglio commentare. I 3 ragazzi cominciano a lanciare le sedie, il vetro della porta si crepa, poi viene colpito un barista che inizia a sanguinare. Le 2 ragazzine del gruppo cercano di calmare gli amici, ma sembra tutto inutile fino a quando non si sentono arrivare le sirene delle auto dei carabinieri. A quel punto la banda di violenti si dilegua. Il bilancio finale di 2 baristi feriti, uno ha un taglio alla testa, l'altro una spalla lussata. Il neosindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ha scritto al prefetto: i carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere del bar, sembra che i 3 ragazzi siano già stati identificati e ascoltati in caserma. Non voglio commentare l'operato dei genitori, lo faranno da soli, spero che li prendano e gli spiega che la vita non è fatta di andare in giro a rompere a persone indifese, perché io ho spiegato a chi lavora con me che non dobbiamo alzare le mani, ma dobbiamo solo avere una via. Quella di parlare, di dire non posso, aspetta qualche mese, poi lo potrai fare e basta. La situazione ancora permane molto grave, le piogge, come si diceva appunto, non hanno contribuito. Dobbiamo osservare non solo le piogge che cadono su Padova, ma le piogge che
cadono dalla montagna a valle, insomma, perché poi sono queste le acque che vanno a ristorare canali, torrenti, che poi portano l'acqua al Bacchiglione, ai nostri fiumi. Ancora comunque la situazione è molto grave. Ad oggi la situazione di emergenza ambientale e di emergenza anche igienico-sanitaria, perché gli abbassamenti dei livelli del fiume stanno provocando una moria di pesci. Ieri abbiamo stimato un 20 quintali di carcasse di pesce morto da raccogliere. Abbiamo stanziato, perché è una situazione alla quale ovviamente noi non siamo, come dire, dimensionati e preparati, è un'emergenza vera e propria, abbiamo stanziato però da subito delle risorse, ingaggiato delle ditte che stanno raccogliendo questi pesci. State cercando anche, oltre al rimuovere i pesci morti, anche di spostare quelli che sono vivi? Sì, sono questi due i temi, insieme all'assessore Ragona, quindi con tutto il settore ambiente e gli enti, come dire, regionali preposti, quindi il consorzio di bonifica, il genio civile e la provincia di Padova, che si occupa in modo specifico degli animali, e stiamo coordinandoci per portare in acque sicure i pesci che sono vivi. L'altra questione è quella che sollevavi adesso, è la vicinanza dei nostri canali interni ad abitazioni e anche posti di particolare interesse della nostra città, insomma, e quindi vogliamo anche tutelare da una parte la partita che riguarda ovviamente l'emergenza, e questo va al primo posto, ma vogliamo anche che la città sia decorosa su una base di priorità che, insomma, avete capito dalle parole che stiamo dicendo. Insomma, stiamo lavorando ogni minuto, insomma, per fronteggiare una situazione inedita e decisamente grave. Risuona nel cortile di Palazzo Moroni, preceduto da un minuto di silenzio per le vittime della tragedia della Marmolada e seguito poi dai rintocchi della campana della pace. Sotto gli occhi della statua della vecchia Padova e dei suoi cittadini inizia così il primo consiglio comunale del Giordani bis. Anche per il suo secondo mandato il sindaco ha scelto di aprire le porte della casa comunale ai padovani per renderli partecipi di un momento solenne della vita politica della città. Proprio ai suoi concittadini si è rivolto dopo il giuramento, promettendo di essere il sindaco di tutti, anche di quelli che non si sono recati alle urne. Un appello alla politica educata e non dai toni urlati. Tre cose che sinceramente ci tengo, non sopportano più, c'è il linguaggio urlato, sempre sopra lei. Che il confronto e proposte precise di assunto, anche importante carico istituzionale e di legge del messaggio politico, come purtroppo abbiamo visto. La cosa mi ha molto amareggiato, anche negli ultimi giorni di questa campagna. Nel suo discorso programmatico Giordani ha affrontato il tema dei giovani, promettendo scuole aperte nei quartieri anche di sera e la promozione dello Ius Scholae sul modello di Bologna. Le politiche ambientali, i diritti, la salute, le opere per rigenerare i luoghi e strapparli dal degrado, portando cultura e sport. Durante la prima seduta il Consiglio Comunale ha proclamato gli eletti e nominato il suo presidente. All'unanimità, in terza votazione, è stato scelto il consigliere di maggioranza Antonio Foresta. Dunque eletto Presidente del Consiglio Comunale Antonio Foresta, e contestualmente lo invito ad assumere la Presidenza. Vicepresidenti del Consiglio Comunale, due medici, la gastroenterologa Franca De Lazzari per la maggioranza e Ubaldo Lonardi per la minoranza. Presentata e applaudita la giunta con Andrea Michalizzi, confermato vice sindaco, e le new entry Margherita Colonnello e Margherita Cera. Sono fermi i taxi della cooperativa Radio Taxi di Padova per il secondo giorno consecutivo, protestano contro il decreto concorrenza del governo. In realtà il volantinaggio in corso da circa una mezz'ora è stato
è promosso dalla FILT CGL di Padova, con noi c'è Katia Basso che ringrazio, perché c'è una vicenda che in realtà corre in parallelo. 5 centraliniste della cooperativa Radio Taxi che sono state licenziate il 1 luglio. Sì, buongiorno, sono state licenziate il 1 luglio 5 centraliniste che sono le centraliniste della Corapa di Radio Taxi, che hanno ricevuto dopo mesi di trattativa che abbiamo provato a salvare, a discutere, perché c'erano problemi economici, quindi la cooperativa, abbiamo cercato di trovare tutte le soluzioni e le hanno licenziate. Volantinaggio in stazione a Padova in difesa dei posti di lavoro di 5 donne da 20 anni centraliniste del Corapa. Un'avvertenza lunga dove vanno il risultato anche l'intervento del sindaco di Padova Sergio Giordani. Un licenziamento che arriva nel momento di riapertura della società che garantisce il servizio verso gli aeroporti. Le lavoratrici sono state anche cassa integrazione, stavano ripartendo, tant'è l'altra cosa più vergognosa è che dal 1 luglio sono ripartiti anche con la nuova società Air Service, la vecchia società, cioè la società che faceva servizio navetta in aeroporto, per cui c'è un'implementazione dell'attività e hanno lasciato a casa le uniche dipendenti, perché la cooperativa è fatta da solo tassisti, da due impiegati che tengono la contabilità e le sei centraliniste, di cui una ha dato le dimissioni perché è un anno che stiamo discutendo. Purtroppo alcune baby gang, soprattutto quelle più piccole, è tornata e già sta dando parecchi fastidi, soprattutto in particolare agli anziani, che in qualche modo magari si oppongono agli schiamazzi notturni oppure allo spaccio. Tra gli episodi segnalati dai residenti di Via Dupré, anche alcune intrusioni con furto negli spazi sociali utilizzati dalle associazioni per il dopo scuola. Fabio Gentilin, portavoce del Comitato San Gregorio, spiega che le intrusioni delle baby gang in quartiere sono riprese. La scorsa settimana in Piazza della Vecchia i residenti avevano visto spacciatori abituali girare con una katana e dei coltelli erano stati abbandonati nelle aree verdi vicino ai condomini. I residenti sono disperati e tornano a chiedere che in quartiere venga disposto un presidio fisso delle forze dell'ordine. Abbiamo chiesto un presidio fisso esattamente come viene fatto a San Carlo, quindi con la camionetta fissa e con gli agenti o con i militari che giravano praticamente per il rione. È comparso nella notte uno striscione all'esterno dello stadio Ganeo, vicino al cantiere della curva sud. Gli ultras bianco scudati a carattere cubitali hanno espresso il loro dissenso per i lavori che ancora non sono stati ultimati. Il cantiere doveva essere terminato qualche mese fa, ma i rincari delle materie prime e le difficoltà di reperirle hanno fatto allungare i tempi di consegna. La curva doveva essere pronta per la finale dei play-off, ma ora sembra a rischio anche per l'inizio stagione. Problematiche sono quelle che abbiamo sempre detto, sono il caro prezzi, sono la difficoltà di reperire le materie prime, che non è un problema dello stadio Ganeo ma è un problema mondiale, e tutte queste problematiche fanno sì che tutti gli ordini fatti precedentemente sono stati bloccati, perché nel frattempo sono aumentati di 5 volte i prezzi. Adesso dobbiamo immettere delle nuove risorse, lo faremo perché la ferma volontà dell'amministrazione comunale è quella di completare un'opera che ha fortissimamente voluto, la porterà a compimento. Non sentirete più parlare dalla mia bocca di tempistiche, perché purtroppo questi eventi hanno fatto sì che i tifosi abbiano pensato anche che ci sia una mancanza di rispetto. La mancanza di rispetto non c'è sia nei confronti dei tifosi ma nei confronti di nessuno, perché non c'è la volontà di giocare o di perdere tempo o di prendere in giro, c'è purtroppo una problematica forte e questa problematica va affrontata come stiamo facendo. A breve ci saranno delle novità importanti, riprenderanno i lavori, riprenderanno con i costi purtroppo che devono essere rivisti. Ad occuparsi dei lavori è una ditta romana che si era aggiudicata l'appalto da 5 milioni 800 mila euro con l'offerta a ribasso del 6%. Sembra che i costi siano già lievitati di oltre 1 milione di euro. Quello che posso dire è che quella curva con i due palazzetti, perché tante volte ci dimentichiamo che l'opera è veramente complessa, ma anche i due palazzetti verranno portati a compimento.
I produttori e i rivenditori di frutta e verdura non si perdono d'animo e resistono, anche se dicono siamo solo all'inizio dei problemi causati dalla siccità. Sicuramente nettarine e pesche in tutta Italia, perché gli scarti sono stati enormi, manca quantità, manca pezzatura se non si pesca le pesche. Finora, quindi i prezzi salgono ovviamente. Il melone ha retto, in questo momento comincia ad avere qualche criticità anche il melone. Siamo un po' in sofferenza, più che altro a livello locale, vorrei dire che forse soffriamo più qua sul nord-est rispetto al giù. Il melone in primis, che è un periodo in cui dovrebbe andare, la raccolta non c'è, i meloni marciscono o perché mangiati anche dagli animali che senza acqua vanno anche a mangiarsi il melone o meno, o comunque spaccati dal sole, e quindi noi abbiamo il secco, poi arriva la grandine e c'è veramente difficoltà a recepire nel nostro territorio, quindi devi andare a prenderli magari al centro sud, e comunque i prezzi sono in aumento perché c'è gran richiesta rispetto all'offerta. Superati gli aumenti di gasolio, metano ed elettricità, ci mancavano la siccità e il maltempo a causare quelli dei prezzi, ma al MAP ci tengono a precisare. Qui non si va oltre il 10-12% di ricarico, che vuol dire tutto quello che è l'arrivo della merce, lo stoccaggio, i frigoriferi eccetera, ma il problema è che i prezzi partono già elevati. Poi sulla grande distribuzione, lascio rispondere alla grande distribuzione, ma vedete che anche un negozio di fruttivendoli fa fatica a tenere in piedi la bottega e quindi deve ritoccare in minima parte i prezzi. Non c'è speculazione al mercato, non c'è speculazione, i grossisti lavorano con percentuali bassissime, quindi se noi non facciamo quantità non guadagniamo e non c'è nessun tipo di speculazione. E il cittadino come può aiutare l'agricoltura locale in sofferenza? Mangiamo prossimamente locale, aiutiamo i nostri produttori a crescere, a vivere, a sopravvivere, magari evitando i prodotti di esportazione, perché secondo me questo è il messaggio. Aiutiamo la nostra filiera a procedere e a continuare. È ferma lì, incompleta e inutile dal 1989. Dopo 33 anni di inattività sarebbe ora di dare un minimo di senso all'idrovia Padova-Venezia. Un bacino di acqua naturale che potrebbe servire sia per la navigazione, sia per il trasporto, sia anche per questioni di carattere turistico anche, ma soprattutto anche per l'irrigazione dei campi. Ci sono dei fatti nel percorso, ci sono dei canali di derivazione che io ho visto che vanno sulle campagne, quindi una riserva d'acqua, perché anche oggi, come vede, c'è dell'acqua nonostante la siccità, ma potrebbe essere un bacino di riserva di acqua utilissimo soprattutto nei periodi di siccità come quello che stiamo vivendo ora. L'eterna incompiuta, che doveva essere lunga 27 chilometri, ma ne vennero scavati solo 15, che potrebbe collegare l'interporto di Padova con il mare, che potrebbe trasportare su chiatta, dice Rovoletto, centinaia di container sottraendoli ai tir, è una sfida che la politica regionale pare non voglia affrontare, fin dal 1989. Intanto però con questo secco potrebbe almeno dare da bere alla campagna padovana e veneziana. L'idrovia Padova-Venezia è un'opera idraulica larga 40 metri e profonda circa 4, pagata e costruita con i soldi dei veneti, ma continua a non servire a niente. Una proposta coraggiosa, non c'è che dire, perché insomma gli appassionati e comunque i fuochi d'artificio piacciono più o meno a tutti o quasi a tutti. Perché Dianin questa proposta? È importante sicuramente anche per un'amministrazione a volte impressionare la cittadinanza con delle iniziative appariscenti, però bisogna andare nella profondità delle decisioni che si prendono. Di fatto i fuochi d'artificio sono elemento di disturbo per i pazienti del vicino ospedale civile, elemento di disturbo per la fauna selvatica e per gli animali domestici che sappiamo esserne feriti o spaventati, e poi inquinano molto banalmente. La grande emergenza di questo secolo, lo vediamo anche in queste ore con la siccità, sono i cambiamenti climatici, l'inquinamento. Con i fuochi d'artificio vengono liberate tonnellate di polveri sottili in una città che già per 200 giorni all'anno ha, tra virgolette, la qualità dell'aria fuori legge. L'associazione Orizzonti ha promosso una raccolta di firme da presentare al sindaco in vista ormai del prossimo ultimo dell'anno. Si chiede di trovare delle vie alternative per festeggiare Ferragosto e San Silvestro, vie che assolutamente ci sono, possono essere pensate, ci possono essere spettacoli musicali. È importante perché
la cittadinanza ha l'occasione di dire la sua su questo che sembra un tema secondario ma è fondamentale perché è una delle feste più importanti dell'anno gestite dall'amministrazione. Il sito è, per firmare, www.bastafuochi.it, lo ripeto, www.bastafuochi.it. Quindi festa sì, ma senza fuochi d'artificio, in estrema sintesi. Certo, potrebbe essere una strada, come tante altre strade, si può valutare tutti insieme. Quello che noi chiediamo è di abolire i fuochi d'artificio perché a nostro avviso dannosi e disturbanti. L'allarme dato da un passante, il fumo visibile a decine di chilometri, le fiamme e il rogo. Incendio questa mattina in zona industriale, in via Terza Strada, a Conselve, alla Isokit, un'azienda che produce allestimenti isotermici per camion frigo. Verso le 5 di questa mattina è andato a fuoco, nel piazzale esterno dell'azienda, un cubo di poliuretano utilizzato per coibentare i camion. Nessun'altra azienda confinante è stata coinvolta dal rogo. 6 le squadre dei vigili del fuoco intervenute dalle sedi di Piove di Sacco, Abano Terme e dalla centrale di Padova, con 12 vigili del fuoco impegnati per almeno 3 ore a domare le fiamme. Sul posto anche i tecnici dell'ARPAV per monitorare lo stato dell'aria, che al momento non risulta compromessa. Ancora incerto cosa abbia innescato il rogo. Il primo a finire al Due Palazzi è stato un marito e padre di 53 anni, tunisino, condannato a 7 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza per almeno 8 anni nei confronti della convivente e delle loro figlie. Il secondo è un 46enne romeno condannato a 5 anni e mezzo di carcere perché nel 2017 violentò una connazionale. Gli uomini della questura li hanno rintracciati e condotti al carcere padovano per scontare le relative pene. Durarono ben 8 anni le violenze del nordafricano su moglie e figlie, minacce armate, umiliazioni, vessazioni, come la consegna di tutto lo stipendio della donna al compagno. Violenze sessuali non consenzienti, maltrattamenti pesanti sulle figlie piccole. I fatti che invece hanno portato in carcere per 5 anni e mezzo per violenza sessuale il 46enne romeno risalgono all'agosto del 2017, vittima una donna sua conoscente che venne da lui violentata e picchiata e che tentando la fuga da quell'incubo cadde da un balcone riportando gravi contusioni.